Vi racconto la bellezza, oggi parliamo del Natale. Siamo a Casarano per il presepe vivente, storico presepe vivente di Casarano. Andiamo allora a visitare questo storico presepe nel segno della bellezza del Natale, del fascino e anche del mistero, perché da tanti anni il centro storico di Casarano riesce a far vivere emozioni che riguardano adulti e bambini. Andiamo! Ed eccoci qui in piazza Bonifacio IX e questo è l'ingresso del presepe, vedete, con la scritta Betlemme. Sono le 18 del 26 dicembre del 2022 e già c'è una lunghissima coda all'ingresso del presepe. E qui siamo nel giardino seicentesco del Palazzo degli Udicibus. Il palazzo cinquecentesco d'Elia. Vedete il flusso del pubblico già alle ore 18. Fa capire quanto interesse riscuota questo antico presepe casaranese. Vivere a parte divinamente nella nostra casa. E noi, conoscendo Dio divinamente, ecco una classica casa a corte con una famiglia contadina. La musica che sentite è una musica tipicamente salentina. Adesso andiamo a vedere da dentro. Guardate questa scena eccezionale, vedete viene realizzato il vincotto secondo le antiche ricette della tradizione. Una vecchia stalla con la mangiatoia. Ecco qua i vecchi attrezzi di un fabbro. E questa splendida visione è quella del giardino della casa a corte che avete visto prima all'ingresso dalla parte opposta. E adesso un presepe nel presepe. L'artista è il signor Massimo Paradisi e questo presepe, che si trova all'interno del presepe vivente, è tutto meccanico. Guardate. Con la riproduzione della chiesa della Madonna della Campana di Casarano. La stanza da letto di un'antica casa.
Ancora presepi nel presepe vivente. Questa è la mostra artigianale di Gianni Cozza, La Rinascita. Tutti i presepi fatti con legno di ulivo. Ce ne sono tanti. Sì, di là ci sono altri, Tronchi di ulivo. Eccolo qui, Gianni Cozza, l'autore di questi presepi in ulivo, legno di ulivo, vere e proprie piccole opere d'arte. Qua si vede già, si vede da fuori, la Madonna e San Giuseppe. Ecco. E là c'è l'opera proprio, c'è il tronco. Guardate questo. Questa è la cosa che ci tengo di più. Un altro scorcio davvero caratteristico del centro storico di Casarano, guardate. Via Silvio Pellico. Un omaggio alla tradizione storica dell'industria casaranese, calzaturiero, e vedete? Come si lavorano ancora oggi le scarpe. Casarano famosa nel mondo per la sua industria calzaturiera, e questo è un ricordo di come qualche anno fa dappertutto c'erano queste botteghe. Maestro Carmine, lo salutiamo. Ciao, buonasera. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Stiamo per entrare in una sezione particolare del presepe vivente, musica e poesia nel borgo di Natale, dove si sono alternati e si alternano dei gruppi musicali con vari tipi di musica. Adesso andiamo a vedere. E qui siamo all'interno, si alternano giovani musicisti con queste nenie e musiche natalizie. Vediamo. Ed eccoci giunti alla grotta della Natività. Andiamo a vedere la Sacra Famiglia. E qui siamo scesi all'interno del frantoio che ci porterà alla grotta della Natività. Qui vedete un ricordo di San Francesco, il saio di San Francesco, ad 800 anni e più dalla nascita del primo presepe, che fu appunto ideato da San Francesco, patrono d'Italia, a Greggio. E adesso, spettacolare Dedalo nella roccia. Ed eccoci arrivati.
l'arte di San Giuseppe falegname. E adesso sentiamo un attimo dalla voce degli organizzatori di questo splendido presepe un loro breve commento su quello che è stato realizzato. Allora, presidente Proloco Antonio Bianchi, presidente dell'associazione Cantico delle Creature, Claudio Casciaro. Presidente Proloco, una grande esperienza, un grande lavoro, tanto tempo per organizzarlo e portarlo a questo livello. Certo, è un lavoro immane, da 2 o 3 mesi che stiamo già lavorando per la realizzazione di questo splendido presepe. Come detto altre volte, siamo ritornati di nuovo nel centro storico di Casarano. Era da un po' di anni che il presepe non veniva realizzato qui all'interno delle case a corte dei frantoi Bogei. È una scommessa che abbiamo intrapreso con Claudio, quello di riportare il presepe qui. Quindi, anche se quest'anno abbiamo fatto un'altra scommessa, quella delle città dei presepi, abbiamo creato un circuito di presepi, abbiamo cercato di fare rete all'interno della nostra provincia e portare a conoscenza di altri paesi il nostro presepe. È una cosa molto bella e sicuramente un format che sta funzionando, vedendo, diciamo, l'affluenza di gente, certo, in queste, certo, 2 serate. Grazie presidente, complimenti. Eccolo Claudio Casciaro, associazione francescana, abbiamo detto Cantico delle Creature, abbiamo visto anche il saio di San Francesco in ricordo del primo presepe. È un omaggio a Francesco d'Assisi, perché nel prossimo anno, nel 2023, sono 800 anni dall'istituzione del presepe di Greggio. Questa grande intuizione di Francesco, che voleva vedere con gli occhi della carne la scena della Natività. Questo presepe nasce dal contributo del volontariato, che io ritengo sia una delle ricchezze più importanti del Salento, tante persone che in modo gratuito si mettono insieme ed escono poi questi risultati eccezionali. E la vocazione di questo presepe è quello di far riscoprire il borgo antico di Casarano, questi splendidi frantoi ipogei che narrano la vita, la ricchezza dell'olio di oliva nelle nostre terre, e poi hanno ancora le case a corte, tante belle cose e il modo di vita delle nostre popolazioni contadine, che è giusto che anche le giovani generazioni scoprano e apprezzano anche una vita fatta di semplicità, di lavoro, ma anche di grandi valori come la famiglia e non la ricerca del superfluo. Grazie ad entrambi. Ieri, nel giorno di Natale del 2022, oltre 4.000 presenze. Complimenti vivissimi a chi ha pensato questa meraviglia. Grazie. 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 E per ristorare i visitatori, in conclusione, un forno antico dove vengono realizzate le orecchiette, ovviamente fatte in casa, e altri tipi di pasta. E a proposito di ristorazione, ecco la parte finale. I visitatori possono ristorarsi con le specialità che vengono preparate dalle signore. Grazie mille, viene mamma. Le classiche. E chiudiamo con questa immagine del presepe visto da lontano. Vi racconto la bellezza di oggi, finisce qui, con le luci e i colori del presepe che vive nel sogno di piccoli e adulti, con la sua magia, i suoi colori e la sua fede religiosa, che accompagna da 2022 anni chi crede in Dio e in Gesù.